cosa hai fatto all'università? Ho fatto lettere, ho cominciato in medicina, che mi è servito per la scultura, perché l'anatomia la conosco bene. Ho fatto un anno di medicina, mi sono piantato in chimica organica, ho fatto lettere. Sei piantato in medicina e lettere, poi hai sentivi che dovevi imparare a scolpire il marmo. No, io l'ho sempre voluto, so che mio padre mi ha detto studi prima, se no lo ripiangi, no? Ma era totalmente torto. E quando a tuo padre gli hai detto che andavi a vivere a Pietrasanta da Parigi? Mi ha detto fai lo scultore, ma lo fai, non fai finta, lo fai veramente. Marmo di Carrara non ti stanchi mai, perché è trasparente, la luce penetra, ha qualcosa di straordinario il marmo bianco di Carrara, l'irradianza di quella pietra, il cristallo, come detto la luce penetra, non si accontenta di cascarci sopra, la luce del sole penetra il marmo. Alcuni marmi sono veramente fatti per la scultura. La prima volta che ho incontrato il marmo è nel 90. Il 90 alla Soldani, dove ho cominciato a imparare la messa a punti. Prendi un gesso, essenzialmente fa una copia del gesso nel marmo. Il gesso è fatto bene, non è che... un punto, due punti, tre punti, quattro punti, cinque punti, riporti i punti che hai preso sul marmo con una crocetta. Dal gesso al marmo. Dal gesso al marmo. Quello che succede è che il bassorilievo lo faccio io in diretta, se no modello le sculture sempre a grandezza naturale. Lui le mette a punti e se c'è bisogno di intervenire, intervengo io. Ma perché per arrivare a un rapporto di armonioso ci sono caratteri che si confrontano, che vivono insieme, e per arrivare a un'intesa che sia armoniosa come quella che abbiamo ora c'è da passare dal conflitto. Conflitto ci sia qualcosa di negativo, anzi può essere costruttivo, perché dopo ti porta a riflettere, ci porta a riflettere magari negli sbagli, anche per far crescere anche la sua opera. Maiale. Il maiale. Il maiale. Siccome che Colonnata non aveva un maiale, siamo andati a Colonnata, lo volete un maiale, vi facciamo il maiale, sì lo vogliamo un maiale, allora ho fatto il maiale. Senza di lui o senza di me, queste sculture non esistono di marmo. Circa 10 anni fa abbiamo iniziato con un'opera insieme e da lì è iniziata questa collaborazione che continua. Non lo so dove devi arrivare, perché non si smette di imparare qualcosa. L'arte ti dà di ricevere un'emozione dalla vita e di darti i mezzi tecnici per rendere questa emozione indietro. Si ama il tempo, diciamo, ma devi crearti uno spazio in cui il tempo non esiste. Per far che l'arte esista devi crearti uno spazio di tempo. Il tempo è elastico, però vai in una direzione sola, finiamo tutti col vestito di legna. Il Camposanto di Pisa è molto bello, quando vedi
un ritratto del morto che è un tipo di 90 anni con una donna bellissima che piange così e che c'è scritto l'inconsolabile. No, ma si può sorridere un pochino, la morte fa parte della vita. Beh, perché la donna ha questa elasticità che non ha l'uomo. L'uomo si costruisce esattamente come un muro, mentre la donna devi dare l'impressione che si spingi e ti ritorna in mano. Che, come dire, si vai a vedere i marmi femminili al Louvre, la donna è più complicata perché il marmo è un materiale freddo, gli devi dare il caldo al marmo ed è complicata quella cosa lì. Non è semplice. Una donna di marmo è molto difficile da fare, molto più difficile. È femminile, il marmo si spoglia, non si spacca. Pertinenza col proprietario oppure no? No, a parte il testo di Gramsci, i gufi e corvi. Che faccio interamente da me è un conto. Sì, c'è una collaborazione, o si scrive tutti il ruolo che hanno avuto, o allora non si firma. È come un film al cinema, il ruolo di tutti nella realizzazione dell'opera deve essere scritto, o allora non scrivere niente. Se la eseguo interamente da me è un conto. Se c'è una collaborazione, la collaborazione secondo me deve essere ricordata. Di recente con questa casa dove sto ora. E come ti è venuto in mente? Perché non una pittura? Allora si è cominciato a quel disegno lì, sul muro, perché ci voleva un po' di colore. Ho disegnato sul muro e poi, siccome i muratori stavano lavorando fuori, ho pensato, ma si potrebbe fare un mosaico, come lo fate? Ma lo facciamo sì. È tutto lì. Ho fatto diversi disegni sul muro e tutto il giro della casa. Dopo basta fare un disegno sul muro e te lo fanno. Ma io avrei voluto vivere al momento quando hanno costruito l'opera di Parigi, l'opera Gamier, Napoleone III. Guarda, mi sarebbe piaciuto quel periodo lì a me, perché lì trovi gente che dice mi piace, fallo, capito? L'opera Garnier è un miscuglio di stile, solo che doveva essere un periodo incredibile per chi... Il mio rapporto con la pittura è più antico. Vabbè, sono andato ai Belle Arti di Parigi, ma ci sono rimasto poco tempo. C'è un buon corso di perspettiva, un buon corso di anatomia, ma... trovavo che negli atelier delle Belle Arti di Parigi
la gente ne usciva dipingendo esattamente come chi gli aveva insegnato. Allora, si è per dipingere esattamente come un altro, io me ne vado. Dopo sono andato a imparare la scultura e ho impiegato il mio tempo a tempo pieno a far quello. La pittura è ritornata dopo. La linea è una cosa che non esiste in natura. Esistono solo gli atomi e questo ne sono più consci di noi. La linea è una costruzione mentale. Sono più consci di noi perché i musulmani di questa cosa qui che noi. Si va in Iran a vedere la grande moschea blu di Isfahan e vedi gli arti decorativi. La linea non esiste, sono punti, sono atomi, sono corpi radianti, non sono. La linea è una cosa che esce solo dalla tua testa. Esiste solo l'ombra e la luce, ma una volta che hai imparato a fare le ombre e le luci, la puoi benissimo eliminare e sintetizzare tutto con una linea, perché una volta che sai dove si trovano le luci e le ombre, le puoi eliminare perché il tuo gesto va a cascare esattamente al posto dove devi cascare. Le ombre della luce è una cosa matematica, hai una sorta di luce e dopo hai una sorta di luce che ti viene a cascare sul viso e si è qui la sorta di luce e l'ombra è qui. 80-90 giornate. Però se dopo, mentre sto smodellando, se lui vuole intervenire, si possono anche accorciare i tempi come si possono allungare. Seconda cosa intenzione, cioè cosa vuol fare. Ormai Simone è un mestierante di grande esperienza, vuol dire le ore non le ruba. Lui va a lavorare la mattina e finisce la sera. Infatti cerco di fare la stessa cosa anch'io, a seguirlo non è semplice. Quando finisce.